giro, eccetera. Io non sono una candidata al consiglio, ma appoggio, tengo con orgoglio Franco Vatta. Ora possiamo programmare lo sviluppo, la tutela, la valorizzazione, la riqualificazione, quant'altro possiamo fare qui ore e ore di Campofrici di Crocella. Come? Non solo soddisfando i bisogni dei cittadini attuali, ma facendo sì che non siano compromesse le generazioni future. Questo deve fare l'amministrazione, non deve solo progettare, arredare, ammodire il nostro paese, deve pensare a soddisfare i nostri bisogni per far sì che anche dopo vengano soddisfatti, che gli interventi siano mirati non solo ad un angolo, uno spazio del nostro comune, che sia un intervento che abbia un fine, un senso. Possiamo noi andare anche ad intervenire nell'area del mercato, sì, beh, andiamo lì, mettiamo tanti viaggi, marciapiedi. Io faccio anche un giro e guardo il parco giochi, ho tanto verde, perché non vado ad intervenire magari in un'altra area dove non c'è verde? Bisogna riqualificare e pianificare il nostro territorio, non ha senso progettare, intervenire nelle aree dove, sì, un'amministrazione può avere anche un flusso di tempo diverso, interviene con la rete urbana, poi successivamente, non avendo un filo, una logica, non avendo una continuità, l'amministrazione successiva cambia. Allora, io appoggio Vatta perché in tutte le sue scelte ha dimostrato che ha un senso della riqualificazione che si fa sulla pianificazione delle scelte. E l'ha dimostrato anche con un progetto grandioso che riguarda l'AFEM. Ne voglio parlare perché ultimamente spesso si sente dire l'AFEM, questo progetto, come mai il sindaco è deciso, una volta l'Aquila, una volta quello, una volta quello. Premetto che nella pianificazione un sindaco ha il dovere sempre di valutare tutte le scelte progettuali, di effettuare uno schema di massima e alla fine scegliere la scelta migliore, perché Campofelice merita il meglio. Dopo, successivamente, quella scelta, quel progetto, non tende a riqualificare un ambiente, quindi uno spazio, perché anche questo è un ambiente, ma va a riqualificare un paesaggio, un sistema costiero, perché tutela, valorizza, riqualifica e bonifica quel sito. Inoltre va a evidenziare un punto di forza importante, sconosciuto per molti, che molti non hanno mai visitato, che è il parco archeologico dell'Imera. Come facciamo noi a valorizzare la nostra risorsa se non andiamo ad intervenire nei nostri punti di forza? Quindi con l'Aten, oltre a riqualificare quel sito, lui abbraccia, grazie signor sindaco, abbraccia anche un'altra risorsa fondamentale che è l'Imera. Non dobbiamo mirare solamente a puntualizzare dei interventi. Campofelice non ha bisogno di tutti questi arredini, gli arredini, le palline, gli arredini, gli alberini, vanno bene, ma cerchiamo di riqualificare il nostro territorio. Per stare qui ore e ore a elencare tutto quello che ha fatto il sindaco Vatta, perché il programma dà voce ai progetti che vuole fare il sindaco Vatta. E vi assicuro, anche se qualcuno disse che il programma è stato copiato, beh, non pecca, bugia, come dicevano le scienze. Perché? Perché? Perché il programma che è stato fatto da regione e da grandi, perché noi riusciamo anche a dialogare, ma abbiamo bisogno di fare gruppi giovanili e gruppi di adulti, noi riusciamo insieme a dialogare. Quindi, noi abbiamo che questo programma, che è fatto bene, rispecchia lo strumento, cioè il piano regolatore, quindi non possiamo copiare, perché noi abbiamo detto dei progetti fattibili che rispecchiano il nostro programma, cioè rispecchiano il nostro territorio, perché se l'amministrazione basta proponere l'accesso al mare, pedonale, carrabile, non lo dice così tanto per fare, lo dice perché il programma regolatore che adesso ci saranno gli accessi. Se va ad inserire corridoi ecologici, le finali degli alberi, delle aree verdi, non lo dice perché la mattina si è svegliato, faremo del verde oppure non lo farà. È legge, il programma regolatore lo dice. Strumento di sviluppo per riqualificare il nostro territorio. Grazie a tutti. Vi avevo detto.